la prima volta che mi erano entrati in stalla, le pecore ce n'era tre morte qui dentro. Alla seconda volta arrivo qui, le pecore tutte ammassate qui, questa la fila di mangiatori è rovesciata, sotto c'era una pecora schiacciata, ce n'era due lì davanti azzannate, altre due o tre azzannate anche qui, poi qui ce n'era due o tre soffocate. 30 pecore uccise solamente nelle ultime due settimane. Torna così l'allarme per gli assalti dei lupi in Valdarno. Dall'inizio dell'anno io sono passo 50, tutte pecore certificate, e più senza contare l'agnelli, una trentina d'agnelli portati via questi animali. Il lupo infatti è tornato a colpire negli ultimi giorni, sbranando ed uccidendo gli animali di questa azienda agricola che si trova a Terra Nuova Bracciolini. Le pecore non è quella morta, quelle vive, non lavorano. Quindi io sono arrivato a un punto che non so che fare. O farle mangiare tutte dal lupo e levarmene, andarmene via, così non ci penso più. Una situazione di paura non soltanto per l'azienda, ma anche per la sicurezza personale e dei familiari. La stalla è vicino alla casa. Io a volte ho i nipotini e bisogna stare attenti anche ai nipotini, perché abbiamo il lupo dietro casa. Una situazione che non può più essere sottovalutata. Cioè, io che devo fare? Quelli sono protetti. Io i miei animali non li posso proteggere.